Ciao ragazzi, io sono Red e questo è il Monopoly Software Shop. Questo è un puntatore mall per il software. I più istruiti di voi lo conosceranno perché è letteralmente il puntatore più figo, più tattico e più visto nell'ultimo periodo. Nuovo è un eufemismo perché ovviamente questa è una replica da software che è da poco uscita, mentre il modello vero di questo giochino qua è già disponibile da ormai 5 anni, non proprio al pubblico, ma insomma nel mondo tattico statunitense soprattutto ha già preso molto piede. Quello che lo differenzia dal solito Ampe 15 o di Baldue o puntatori di altro tipo è non solo l'ergonomia ma anche le prestazioni e la facilità di utilizzo. Tutte cose che andremo ad esplorare insieme come al solito, compresa anche una comparison, un versus tra modelli blasonati come Ampe 15 e di Baldue e questa nuova bestiola, vedendo in effetti come questa replica da software vada a compararsi rispetto agli altri competitor. Niente, ci ho messo un momento di silenzio perché fa ridere voi e fa piangere me. Bando alle ciance, partiamo con la recensione, ma come al solito, prima sigla. Lo so, ti stai chiedendo dove puoi acquistare questo incredibile oggettino. Questo, come tutti i fucili alle mie spalle, come tantissima attrezzatura da software, outdoor, bushcraft e molto altro, è possibile trovarla da Monopoly Software Shop, link in descrizione, negozio di software e attrezzatura tattica e sportiva di Reggio Emilia. Comunque no ragazzi, trovate ovviamente tutto linkato in descrizione, compresi anche i nostri social, veniteci a seguire perché potete scoprire attrezzatura interessante come questa facilmente dal vostro smartphone. Chi mi segue sul canale sa che io odio davvero fare gli unboxing. Odio prendere i prodotti, tirarli fuori dalle scatole e stare lì a spaccarmi le scatole facendovi vedere quello che c'è dentro. In questo caso ho deciso di farlo perché mi hanno obbligato. Ecco qui che andiamola ad aprire. È una scatola ovviamente in pseudo polimero della Watson, non che vi interessi, è fatta abbastanza bene. Prima di fare lo sboxing però vi devo dire due cose. Primo, questo è un Mauler questo è un mole, lo chiamerò in tutti i modi tranne che mole, sappiatelo, ve lo dico già, compreso questo Darth Mole. Questo è un Mole C1 prodotto dalla WADN, che sono gli stessi che hanno prodotto varie altre repliche, copie di puntatori, torce, questo e quell'altro. E niente, queste erano le due premesse. Andiamo a vedere cosa c'è nella scatola. Perché vedi, un po' di anni fa vedevo mamma e papà dentro una scatola. Confezione ovviamente sempre bella, logo della Weyland Yutani lì in alto. Troviamo ovviamente il puntatore qui dentro, che è tutto super bellissimo, lo guardiamo dopo. Due chiavi a brugola e le robe per attaccarlo all'M-Lock con i suoi dadi. Oltre a questo ci sono un manuale di istruzioni dove vi dice in generale cosa va a fare e questo avviso. Questo avviso ve lo traduco io perché ci siamo informati sui laser, visto che ci sono un sacco di informazioni sbagliate in giro. Chiamo da Reggio Emilia. Molti di voi mi hanno scritto, mi hanno detto, si dice in campo che i laser con potenza da 5 mW sono illegali in Italia perché se puntati nell'occhio... Questo è un errore, o perlomeno è una informazione sbagliata, perché non è assolutamente vero. L'esposizione a laser di potenza pari a 5 mW, verdi o rossi che siano, è dannosa per l'occhio umano, ovviamente. Spero che non lo puntiate in faccia ai vostri animali domestici, se no fatevi curare. Solo quando superiore ai 3-4 secondi. Questo vorrebbe dire che se io prendo questo Mueller e me lo punto negli occhi, dovrei farlo per tutto questo tempo qui, che è abbastanza improbabile. Quello che potrebbe succedere in campo è che una flashata di laser vi arrivi nell'occhio, ma questo non fa nessun male, anche perché l'esposizione del laser alla vostra retina pupilla, quello che è letteralmente di 0,5 millisecondi, quindi non è dannoso. Inoltre, se giocate a software, avrete già degli occhiali di protezione che vanno a schermare questi 5 mW fatidici, quindi il problema non c'è. Quindi, per tutti quelli di voi che sono terrorizzati da possedere uno di questi, utilizzarlo in campo per paura di fare male agli altri, potete stare tranquilli. Se vi sta bene, e vi sta bene per forza perché decido io, parleremo prima delle features di
questo puntatore e poi lo paragoneremo come ergonomia a altri della serie, così ce li abbiamo proprio montati e riusciamo a fare un andirivieni su l'uno e l'altro modello. Porto pesi sul collo, tra un po' mi esce una gobba e oggi sono in modalità rap. Differenza principale con gli altri modelli di questo Mauler è che ci sono quattro buchi sul frontale. Questo significa che troviamo un buco per la torcia normale, uno per la torcia IR, uno per il laser normale, uno per il laser IR. Questa è una differenza abbastanza importante perché paragonato per esempio a questo che è un Dybal 2, troviamo un solo buco per la torcia e due per i laser. E la torcia può diventare IR solo mettendoci sopra un filtro apposito. Anche la forma è ovviamente completamente diversa ed è una cosa che esploreremo successivamente. Ci sono due pulsanti di attivazione con annessi due attacchi per i remoti che ci permettono di andare ad attivare la zona torcia e la zona laser a seconda di come preferiamo andare a impostare il tutto. Subito di fianco troviamo un regolatore di potenza che è a tre livelli, così è il minimo, così è intermedio e andando a premere giù questo e spingendolo avanti andiamo al massimo della potenza. Possiamo andare a cambiare la mascherina per andare a impostare le varie opzioni e se come me non vi ricordate mai destra, sinistra, tantomeno queste cose qui, è facilitato dal fatto che vi indica precisamente qui cosa state andando a selezionare, compreso quando ovviamente tutto è spento. Il vano batteria merita già semplicemente per la semplicità con cui si riesce ad aprire, inserire la batteria e andare a chiudere. Vi dico già che tiene all'interno solamente una batteria, quindi non ce ne tiene due, potete metterne una, il che vi semplifica le cose da un certo punto di vista e ve le complica da un altro, nel senso che potete metterci dentro una sola batteria e non doverne sempre avere due dietro. Allo stesso modo si scarica anche prima perché non ciuccia il potere, l'energia vitale di due batterie insieme. Altra cosa importante, se siete speciali come me, qui c'è indicato come dovete mettere dentro la batteria e esce con una facilità infinita. Ultima cosa importante ovviamente l'aggancio, che ci permette di andare ad attaccare questo affare direttamente sul reel superiore, quello che sta in alto, e quindi di avere questo cosino qua a 45 gradi, un po' come normalmente mettiamo la torcia. Ovviamente c'è la possibilità di andare ad attaccarlo con M-Lock, ve lo sconsiglio, uno perché è un casino infinito, due perché avere i tasti in questa posizione qua vi permette di andare ad attivare col pollice, quindi metterlo in un'altra posizione non ha molto senso. Cioè questa possibilità vi viene fornita, sono poi affari vostri. Infine per le regolazioni troviamo quelle dei laser qui di fianco e qui quella della torcia. Ovviamente questo sistema è pensato per essere montato sulla parte superiore del fucile, come già detto, e andiamo ad attivarlo con i due pollici che vanno a premere ovviamente uno dei due tasti. Non sarebbe quindi necessario andare a montare un remoto, motivo per cui all'interno della scatola insieme a questo giochino non ci viene fornito un remoto come questo qui. Ovviamente Watson offre 250 di questi affari, vi consiglio di dare un'occhiata nella descrizione perché trovate veramente di tutto. Ovviamente devono avere un jack da 2,5. Tutto molto divertente, tutto molto dettagliato. Vediamo come performa sia esteticamente sia come funzionalità. Per la prova tattica andremo a montare e vedere come funziona il Mauler rispetto che questo bellissimo Dybal 2. Come potete vedere la luce se ne va perché una prova con i puntatori laser va fatta al buio. Bene, partiamo con torcia del Dybal 2. Questo è l'effetto di illuminazione con un Dybal 2. La torcia ovviamente non è regolabile. Laser Dybal 2. Questo era il Dybal 2 per quanto riguarda l'ergonomia. Io non lo utilizzo in questo modo, questa è la replica di War. Non mi piace posizionare il pollice in questa maniera sopra perché devo viaggiare troppo con la mano, preferisco avere un... Già le mani piccole. Un remoto qui di fianco. Testiamo effettivamente quanto fa male negli occhi. Ovviamente non replicare questi giochi da bimbi che facciamo. Ed è molto alto e ovviamente un minimo andiamo a perdere come visibilità quando lo utilizziamo con un mirino optoelettronico così basso. Un vantaggio è che c'è la tacca di mira frontale che si può andare a montare, quindi teoricamente possiamo ovviamente andare comunque a puntare con questo. Cosa che è completamente non essenziale perché ve lo farò vedere tra pochissimo. Perché? Che con l'altro è completamente basso, quindi non... Ma non devo montare un altro accessorio! Laser di potenza abbastanza buona, torcia abbastanza buona. Torno a dire che parlare di potenza delle torce su questi modelli mi fa ridere, perché ci metterete sempre una torcia di fianco che opera a parte. Questa è la mia opinione. Chi di voi vuole comunque avere una torcia che funzioni da utilizzare con questi, qui è
comunque abbastanza contento. Non abbiamo l'IR su questo modello, ci sono di Ball 2 che hanno anche l'IR, qui troviamo semplicemente un laser e non l'abbiamo neanche fatto vedere perché ha una potenza veramente bassa, però vi offro ovviamente avere laser potente in un modo, laser non potente in un altro. Gli IR non ve li facciamo vedere perché ce li teniamo per un video speciale che vogliamo fare con i visori notturni. Vediamo invece il Mole. Eccolo qui montato su l'MCX, potete vedere come appare con torcia e Mole, non ce la posso fare ragazzi, mi dispiace. Messo sopra, possiamo andare ovviamente ad attivarlo sempre con il pollice. Vediamo com'è il suo laser, la sua torcia nelle varie potenze. Ultima cosa prima di partire, come potete vedere non ci sono lucine accese sul corpo della replica perché questa è in off. Quando lo giriamo e lo mettiamo in visibile o IR appare questa lucina arancione qui, che nel momento nel quale andiamo ad attivare uno di questi pulsanti diventa verde. Che ci indica quindi che stiamo andando a consumare batteria e stiamo effettivamente andando a utilizzare la nostra replica. Questo è comodo nel caso noi ci si dimentichi di tenere attivato magari l'IR quando non abbiamo il visore attaccato alla faccia e stiamo letteralmente buttando via energia e batterie. Così siamo a potenza 1 di 3. Vediamo il laser. Ok, la torcia abbastanza fioca, proviamo potenza 2, sempre laser, eccolo qua, ok, così già mi diverto di più, torcia, illumina nettamente di più, proviamo potenza massima, laser, voilà, ragazzi questo, e proviamo torcia, ok, sì, questa è nettamente più potente. Una feature molto interessante è che toccando due volte sul pulsante del laser attiva direttamente la torcia con un solo pulsante, mentre se premo la torcia con due tocchi, sempre il pulsante posteriore, abbiamo l'effetto strobo. Per darvi un'idea, questa è la potenza della torcia al massimo della sua potenza di questo Mole, questa è una torcia seria. Io dico che regge il confronto abbastanza bene. Come prestazioni ci sono delle nette differenze, soprattutto quando andiamo a prendere in considerazione e paragonare i due. Il Mole ha un laser regolabile molto più chiaro, molto più lucido rispetto a un D-Ball 2, che comunque è una fascia già alta di per sé. Vi dico solo che una cosa che la videocamera non vede e invece noi riuscivamo a vedere benché questa stanza non sia completamente al buio è il fascio di laser, mi dissocio? Sì, insomma, che possiamo vedere, questo ci aiuta ad allinearci meglio con il bersaglio. Lo dirò in maniera più precisa nelle conclusioni finali. C'è da dire che montando sopra il Mole siamo ovviamente obbligati a fare una presa C-clamp e che abbiamo più peso sbilanciato sul fucile. Questa è una cosa che avevo già detto e che di cui perlomeno molti si lamentano. Io trovo che in realtà sia relativamente un problema perché un puntatore in generale montato dovunque sia sulla vostra replica la va ad appesantire. È tutta questione di saperlo compensare. Personalmente, che tendo ad avere molte balle con queste cose, tendo a darmi fastidio, mi trovo molto bene, riesco comunque a sentire la replica, anche perché tendo a compensare girando la replica dall'altra parte e quindi andare a compensare il peso. Questa era una piccola nota, visto che mentre mi documentavo, visto che molti parlavano di questo aspetto, per me questo modello, almeno replica da soft air, non dà problemi sotto questo punto di vista. Bene, siamo arrivati al momento delle conclusioni finali, la parte più attesa del video dove io vi rivelo se secondo me ha senso acquistare o meno un prodotto. Ritengo sia opportuno valutare questo puntatore sotto tre aspetti diversi. Il primo è quello ergonomico, il secondo è quello estetico, il quinto, così, da 2 a 5. Il terzo è quello delle prestazioni. Dal punto di vista dell'ergonomia trovo sia molto molto comodo, questo perché è già in una posizione a 45 gradi montato sul lato della nostra replica, possiamo attivarlo facilmente con un C-clamp, ovvero una presa a C, e col pollice andiamo ad attivare i due tasti. Questo è veramente molto comodo anche perché non abbiamo praticamente bisogno di utilizzare nessun tipo di remoto. Per quanto riguarda il peso, nonostante sia superiore a quello magari di un D-Ball e soprattutto messo sul lato della replica, questo non va a incidere più di tanto, perché comunque la nostra mano va a compensare e montando una torcia magari non di lato o dall'altra parte andiamo a sopperire a questo problema. Abbiamo parlato di torcia e questo è uno dei punti che non mi è piaciuto, ovvero il fatto che questo D-Ball sia a 45 gradi ci impedisce di andare a montare una torcia a 45 gradi come faremmo noi giusto di fianco, ovvero Unpack, D-Ball, puntatore sopra, torcia a 45 gradi di lato. Una cosa del genere non ci è
possibile. Possiamo andare a mettere ovviamente la torcia direttamente a 90 gradi, quindi direttamente sul lato. Quello è un aspetto estetico che deve piacere a voi. E personalmente non mi fa né caldo né freddo, questo lo devo dire. Anzi, se proprio dovessimo spaccare il cappello, non avere un blocco, che normalmente è il nostro puntatore come un D-Ball, giusto davanti al nostro puntatore opto elettronico, risulta un pochino più comodo, soprattutto per quelli di voi che dicono ma se lo metto qui davanti non vedo nulla, perché puntano con un occhio chiuso. Involontariamente abbiamo già parlato anche del secondo punto, ovvero quello estetico. Lì personalmente va a gusto. A me piace parecchio, lo trovo molto moderno. Allo stesso modo, chi è fan dell'M4 più classico vuole montare Ampeg 15. Chi invece vuole una via intermedia monta D-Ball 2. La morale della favola è fate un po' quello che vi pare. Trovo che comunque a livello generale non sia un brutto puntatore, anzi. Ultimo punto, ovvero le performance, quest'affare è devastante. Con devastante intendo dire che mangia in testa a Ampeg 15 D-Ball 2, sempre Watson, anche di fascia superiore. Questo non è solo perché ovviamente la potenza è regolabile, il che aggiungerebbe una scala infinita di valore a questo oggettino qua, perché avere la possibilità di andare a regolare il laser come l'intensità del puntatore optoelettronico è la vita, cioè una volta che lo provate non tornate indietro. E infine è regolabile e tarabile sulla vostra replica, sul vostro tiro in maniera veramente perfetta, costante, tende a starsi veramente poco. Personalmente è veramente il top di gamma, anche perché ovviamente non è sicuramente un laser di fascia economica, questo va detto. Per tutti quelli che sono interessati a questo prodotto, sì, sto guardando voi, Tactical Boys tra i miei fan, trovate questo prodotto e tante altre robe interessanti linkate in descrizione, tra cui anche il link del Monopoly Software Shop, il nostro negozio di software che vi offre incredibili prodotti di altissima qualità e soprattutto che vi dà supporto a differenza di tanti altri. Quindi se avete dubbi, domande, perplessità sul mondo del software, non fatevi scrupoli a scriverci e contattarci. Trovate sia Instagram che WhatsApp che la nostra mail, quindi veramente potete bombardarci di messaggi. Ultima piccola nota prima dei saluti finali, vi ricordo che questo non è un giocattolo, ma è un accessorio tattico per il soft air e che per venderlo dobbiamo rispettare le normative italiane, dobbiamo e vogliamo ovviamente rispettare le normative italiane, quindi non fate i furbetti. Qui da Red è tutto, io vi auguro un delizioso sabato, una domenica piena di soft air e come al solito, stay hungry! Un laser, puntatore, laser, Mauler. Mauler, Mueller, Mauler, Darth Mauler. Molti di voi lo conosceranno grazie al cazzo.